Computex 2015, siamo a un evento che è stato organizzato da MediaTek per presentare i suoi nuovi processori X20 e P10, ma abbiamo trovato anche un device che in realtà non ha nulla a che spartire, almeno per il momento, con questi chip. È il primo Chromebook firmato MediaTek, che come potete vedere da questa targhetta monta un processore MediaTek MT8173. Durante il Mobile World Congress c'erano stati dei rumor, dei mezzi annunci circa la possibilità che MediaTek producesse dei Chromebook con i processori Helio, i processori per smartphone. Per il momento non è così, perché il primo Chromebook MediaTek ha un processore per tablet. Era stato anche questo processore presentato a Barcellona, e il primo processore ARM Cortex A72 con architettura Big Little, 4 core, 2 core Cortex A72 e 2 core Cortex A53 e grafica Imagination di ultima generazione, quindi un processore ARM ad alte prestazioni anche se sprovvisto di connettività mobile integrata, è soltanto Wi-Fi. Per quanto riguarda il Chromebook in sé, MediaTek l'ha proposto a Google per la sua validazione, quindi non è ancora ufficialmente un Chromebook, ma qui sono tutti ottimisti sul fatto che possa diventarlo a breve. Sulla cover c'è già il logo Chrome qui in alto, e poi il design è molto semplice, elementare, perché questo Chromebook è destinato al progetto Google for Education, che come sapete vuole impiegare Chromebook e tablet Android all'interno degli istituti scolastici per l'educazione degli studenti. Quindi un design molto semplice, con materiali poveri potremmo dire, anche se particolarmente robusto, perché deve resistere alle attenzioni e alle cure di un pubblico di giovanissimi. Un'altra particolarità di questo Chromebook è quella di avere due porte USB 3.0 Type-C, una sul lato destro e l'altra sul lato sinistro. C'è anche un plug d'alimentazione. Per il momento dovrebbe arrivare con la possibilità soltanto di alimentarlo tramite il plug dedicato, ma successivamente dovrebbe raggiungere la possibilità di alimentarlo tramite USB Type-C. Altri vantaggi della soluzione proposta da MediaTek sono quelli di offrire un elevato livello di prestazioni con però dei consumi particolarmente ridotti e soprattutto delle features multimediali che mancano alla maggior parte dei Chromebook attuali, come la possibilità di fare la decodifica di filmati 4K e l'output video 2K, quindi supporta monitor fino a una risoluzione di 2K. Bene, per questa preview dal Computex 2015 con il Chromebook MediaTek a 64 bit è tutto.